Sarà un mese di luglio ricco di eventi, quello programmato a Sentino dagli assessorati allo spettacolo e al turismo, diretti da Antonella Mariani e Angelo Schiaffino. Momenti di cultura, di gastronomia, cinema, spettacoli per bambini e famiglie, giochi e tornei di PlayStation e poi appuntamenti al nuovo museo della Tonnara. E saranno proprio questi ultimi ad aprire il luglio stintinese. Il Muto sarà ancora protagonista il 7 luglio, alle ore 20, con Vittorio Gazzale e Stefano Tedde, che presenteranno le carte liberate, viaggi negli archivi e nei luoghi delle colonie penali della Sardegna. Il Porto Vecchio poi sarà il palcoscenico per le proiezioni del cinema all'aperto. 4 gli appuntamenti di luglio, il 5, il 12, il 19 e il 26, alle ore 21.30. Il Circo Mobile in Piazza Cala d'Oliva divertirà i bambini e famiglie con cabaret, parate e musica e vedrà la partecipazione della Funky Jazz Orchestra e del Circo dei Peluche di Christian De Logu. Luglio sarà ancora il mese del jazz con l'associazione La Bohème che quest'anno allarga la sua offerta musicale. Nella prima parte del mese infatti organizzerà una serie di concerti di musica classica che troveranno ospitalità nella sala conferenze del Museo della Tonnara su via Lepanto. Quindi le piazze del paese accoglieranno i musicisti jazz che si alterneranno in una serie di travolgenti concerti. Attesissimi come ogni anno i due appuntamenti di metà luglio, la Sagra del Tonno e Note d'Autore. I due eventi in programma il 16 luglio in Piazza dei 45 sono organizzati in collaborazione con la Proloco Stintinese, Giulio Martinetti e Mega Chip Musica. Il 9 luglio poi appuntamento con Note di Colori. Poi ancora sino al 10 al MUT sarà visitabile la mostra storica sui prigionieri all'Asinara. Al Centro Culturale di Via Marco Polo, poi in programma mostre di quadri e opere d'arte. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Lanteri, con l'approssimarsi della stagione 2016-2017, ha programmato una serie di raduni per le selezioni nella categoria Allievi Elite per i nati nell'anno 2000-2001, quella Giovanissimi Elite anno 2002-2003 ed Esordienti anno 2003-2004. Ecco gli appuntamenti. Lunedì 4 luglio, ore 17, i Giovanissimi. Sempre lunedì 4 luglio alle 18.30 gli Allievi. Giovedì 8 luglio invece alle ore 18 gli esordienti. Gli atleti dovranno presentarsi nelle strutture sportive di Via Torralba muniti delle attrezzature di gioco. Per informazioni chiamare i numeri 338-59-85-396 il signor Gaspa, 393-85-00-817 il signor Sini e 329-800-4704 il signor Cossi. Oppure via mail all'indirizzo lanterisassari.it. Bentrovati anche oggi con un nuovo appuntamento di Telegin Radio. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo che troverete i nostri contatti all'interno del sito www.telegin.tv. All'interno troverete anche il nostro notiziario del giorno e l'archivio dei notiziari. Poi vi ricordo anche la nostra pagina Facebook, che è Telegin, dove troverete il notiziario e anche le anticipazioni sul notiziario stesso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha comunicato che ha prorogato fino all'8 luglio prossimo il termine di presentazione delle domande di Servizio Civile Nazionale previsto dall'articolo 4 dei bandi per la selezione di 35.203 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia e all'estero, pubblicati sul sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale lo scorso 30 maggio. Nel comune di Porto Torres, attraverso il progetto A Porte Aperte, potranno essere ospitati 4 volontari. Informazioni e modulistiche sono presenti nel sito istituzionale del comune, nelle pagine dedicate al Servizio Civile Nazionale, alla voce Bando Selezioni Volontari 2016. Le domande compilate dovranno essere consegnate all'ufficio protocollo del comune entro le 12 di venerdì 8 luglio. Questo era il comunicato di oggi, a me non resta che salutarvi, ringraziarvi per averci scelto anche oggi e ricordarvi che con Telegin Radio l'appuntamento è rinnovato alla prossima. Vi auguro un buon fine settimana e un buon proseguimento di giornata. Ciao e grazie! Maduliva vitz, a vitz, a vitz, cavum marolangop, cavum marolangop.
pizzaioli nel mondo. Attestato di partecipazione pizza calzone a Giuliano Sanna, primo classificato. Andiamolo a conoscere. Eccoci qua. Ciao Giuliano. Ciao a tutti. Giuliano, siamo all'era della pizza come ogni sabato, il nostro appuntamento Oggi Pizza qui a Ripunti. E Giuliano è il fratello di Matteo, quindi diciamo anche lui prosegue la tradizione familiare, anche lui specializzato in pizza e, come abbiamo visto, già premiato in alcune situazioni. Quindi tu hai preso il premio per questo benedetto calzone che adesso andrai a prepararci. Certamente, prepariamo un buonissimo calzone con della melanzana stufata, sugo e grana, diciamo una parmigiana rivisitata, però dentro il calzone. Benissimo, che impasto andiamo a usare oggi? Andiamo a usare un impasto classico che usiamo tutti i giorni qua all'era della pizza. Diciamo che è quello che ci fa... Un pasto semplicissimo. Che fa parlare la gente. Però sempre ad alta digeribilità, questo è bene sempre ricordarlo. Allora, possiamo iniziare a stendere, Giuliano. Ecco qua, vedete che Giuliano utilizza più o meno la stessa tecnica familiare, ormai possiamo dire che... Famiglia. La stessa tecnica che utilizza Matteo. Matteo, eccolo qua. Ciao Matteo, vieni con noi, vieni con noi, vieni, vieni, vieni. Vieni che oggi siamo in famiglia qua. Ben trovato Giuliano, Matteo. È il nostro futuro, anche lui. Ma dimmi un po', questo calzone, tu che giudizio gli daresti da gran professionista che sei? Questo è un super calzone, l'hanno anche premiato. Ha fatto la differenza tra tanti. È un calzone molto licchito, come sappiamo, con queste melanzane stuffate, e si presenta molto appetitoso, diciamo. Ecco, poi abbiamo parlato anche questo un po', c'è anche del sugo, ho visto, giusto? Sì, è un calzone alla fine con le melanzane alla parmigiana rivisitato. È una sua particolarità che ha voluto dare con queste melanzane stuffate anziché grigliate. Cotta in forno intera, poi spellata e condita fuori. Ecco, diciamo quindi, tu hai spellato le melanzane, per quale motivo? Allora, prima di tutto diciamo che al forno è molto più leggera perché non abbiamo l'olio, non è fritta. Praticamente l'abbiamo messa in forno per circa mezz'ora, sempre nel nostro forno a legna. L'abbiamo fatta cuocere, appassire, diciamo così. Sì. Dopodiché è privata della buccia. Dopodiché le abbiamo tolto la sua buccia. E questo che stai mettendo adesso che cos'è? Questo è un grana buoni. A scaglie. Scaglie di 24 mesi, ovviamente, perché qua abbiamo la qualità per prima cosa. Adesso andiamo a chiudere. Vedete come da tradizione di famiglia la manualità e il fatto di dover distribuire, io insisto sempre su questo particolare, la distribuzione degli ingredienti fatta sempre in maniera omogenea lungo tutto l'impasto e lungo tutto il panetto della pizza stesa. Andiamo a chiudere bene, che non ci siano fuori, perché sennò insozziamo il forno e la pizza non va bene. Bene, 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 bene. Scusa un secondo. Facciamo anche una piccola decorazione, visto che siamo in puntata. Eccoci qua, siamo pronti ad informare. L'informazione la stiamo già facendo. Chi si occupa del forno oggi? Direttamente tu? Certo. Giuliano, quindi oggi proprio Giovanni in pensione e quindi sarà lo stesso Giuliano ad infornare il suo calzone. Ed eccolo qua, il calzone prende posto all'interno del forno. Ecco che sta prendendo forma il nostro calzone. Giuliano, cosa mi dici? Come sta procedendo? Benissimo, benissimo. Ovviamente quando lo sforneremo le mettiamo un bel filo di olio d'oliva extravergine
e siamo a posto. Sopra direttamente. Ok. Secondo te quanto può mancare adesso la cottura? Circa un minuto. Senti un po', ma secondo te il calzone necessita di una cottura diversa? Beh, diciamo di sì, ha bisogno di fiamma, calore, però un po' lontanuccio deve stare, perché se cuoce troppo in fretta dentro rimane crudo, quindi ha bisogno di una buona cottura. E poi, come nelle macchine, c'è il rischio di bucare. Ovviamente. Se aspettiamo che lo giriamo un secondo. Giuliano, a che punto siamo col calzone? Ci siamo, eh. Possiamo sfornare? Lo sforniamo, perché sennò... Eccolo qua. Eccolo qua. Bellissimo colore, biondo, con questo intaglio a mo' di sorriso. Adesso andiamo a mettergli quel filo d'olio d'oliva che stavamo dicendo. Guardate che bel colore biondo questo calzone. Ora Giuliano aggiunge l'olio d'oliva. Eccolo qua. Signori, il calzone è servito. Cosa dici, Giuliano? Per far vedere, converrà aprirlo? Facciamo vedere poi la cottura all'interno. Subito esce, fuoriesce tutto il liquido. Vi faccio un bel taglietto qua, vi faccio per far vedere, esatto, per far vedere l'interno. Sì. Sentite il rumore di questo impasto. Bellissimo, perfetto. E andiamo a vedere in cottura all'interno come si presenta. Guardate che meraviglia. Una classica parmigiana, guardate la pasta. La buona cottura della nostra pasta. Vedete? L'aria ci deve essere. Matteo, vieni a dare un voto a questo calzone, dai. Sto osservando, dai. Anche la presentazione, ha fatto bene a non tagliarlo così per non perdere i liquidi, bello. Che voto daresti a questo calzone? Un bel 10 anche. Sì? A mio fratello cosa gli posso dare? Ma così dimostri, a Giovanni, dimostri di essere troppo di parte. Così, dai. No, è un bel calzone, si vede anche la cottura della pasta al suo interno, vediamo che è alveolata. Non è una pasta che rimane molto umida, quindi... Abbiamo sentito anche la croccantezza al taglio direttamente. Avete visto? Sì. Questo lo lasciamo intero, grazie a... Sì, questo lo lasciamo intero, questo lo gustiamo a telecamere spente, come al solito. Gli spuntini, capì? Allora, complimenti a Giuliano, complimenti a Matteo, quindi ecco, intanto ci ha raggiunto oggi anche Giovanni, quindi la squadra è al completo. Siamo in grado di poter salutare tutti insieme il nostro pubblico. L'era della pizza, Lipunti, via Vittorio Era, fronte chiesa di Lipunti. Ciao a tutti, buon appetito. Ciao a tutti, buon pranzo. Maduliva Viz, Aviz, Aviz, cavo marolandop, cavo marolandop, maduliva Viz. It might seem crazy what I'm about to say. Biondina acciarata all'ubaconi, goccia azzurri e ricciurina, la sirinata di voglio fa. La la la.
niente chi la vedi. Dici tutto se non mi corri. Lai 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 lai. Guardieri, una giovanotto incanta, la fidella è un piacere, quando ridi pari una santa. La società San Paolo Calcio informa che nei giorni 1, 5, 6 e 7 luglio organizza delle leve calcistiche per le categorie giovanissimi e allievi, sia regionali che provinciali, per gli anni 2002-2003 e 2000-2001, dalle ore 18.30 alle 19.45 per i giovanissimi e dalle 19.45 alle 21 per gli allievi. I candidati si dovranno presentare mezz'ora prima con la propria attrezzatura presso il campo di Carbonazzi in via Ugo La Malfa. Bancali 2016, festeggiamenti in onore di San Gavino, Proto e Gianuario. Oggi alle 17.30 al Santo Rosario, alle 18 la Santa Messa, alle 18.30 i Vespri, alle 19.30 la serata animata dalla scuola di danza Fede Style Dance. Alle 20.30 l'arrostita di melanzane in piazza, la premiazione della partita di calcetto e i giochi per i bambini. Domani alle 8.30 la messa, alle 17.30 il Santo Rosario, alle 18 la Santa Messa Solenne e a seguire la processione. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30. Thank you.